dei tutor, si può dire così. Sì, abbiamo realizzato 8 video, e sono stati realizzati dalle psicologhe e dalla nostra avvocata. Le psicologhe sono, tutte psicologhe specializzate in infanzia e adolescenza, e i video sono dedicati agli insegnanti e alle insegnanti proprio per dare loro degli strumenti per prevenire i fenomeni di bullismo e di cyberbullismo, per parlarne anche in Per classe. affrontarli già il problema, diciamo, avvenuto anche, che è la cosa più difficile. Sì, ma infatti c'è anche questo, perché a volte i fenomeni di bullismo e di cyberbullismo esistono, ma poi di fatto non vengono, i ragazzi non riescono a raccontarli, non riescono a parlarne. E quindi è importante che gli insegnanti possano saperli riconoscere e possano sapere trattare in classe questi argomenti. Allora noi tramite i video forniamo proprio degli strumenti, tipo per esempio la lettura di una favola per quanto riguarda le scuole elementari. Io invece l'utilizzo di TikTok per quanto riguarda sia le scuole medie che per le scuole superiori. Quindi attraverso queste metodologie aiutiamo gli insegnanti a trovare dei canali per poterne parlare e anche affinché i ragazzi possano in qualche modo esprimersi.